per costituire la vostra unione civile, Antonello Sannino, nato l'11/4/1977, Beniamino Danilo Di Leo, nato l'1/11/1987. Con voi sono qui presenti come testimoni Antonio Amoretti, nato l'11/9/1927, e Rosa Ferriol, nata il 3/2/1933. Al fine di permettervi di procedere consapevolmente a quanto state per costituire, come vi impone la norma, vi leggo l'articolo 1, commi 11 e 12 della legge 20 maggio 2016, numero 76, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Comma 11, diritti e doveri delle parti dell'unione civile dello stesso sesso. 11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Comma 12. Indirizzo della vita familiare e fissazione della residenza comune. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. A ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Passo dunque a chiedervi di confermare le seguenti dichiarazioni previste dalla legge. Avete formulato a questo ufficio in data 12 agosto 2016 la richiesta di rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile tra persone dello stesso sesso? Confermato? Sì. Andiamo a braccio, come sempre. Confermate di non essere in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1,4 della legge 20 maggio 2016, numero 76, non avete cioè alcun impedimento? Confermate di essere consapevoli dei diritti, dei doveri e degli obblighi che derivano dalla costituzione dell'unione civile ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge numero 76 2016 di cui ho letto il contenuto? Volete dunque costituire mediante il presente atto l'unione civile tra di voi? Sì. Volete assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i vostri cognomi, un cognome comune? No. Dopo aver risposto a tutte le domande, passiamo a redigere il verbale, però aspetteremo. Allora, direi due parole, come si fa in questi momenti importanti. Io vi chiamo persone, non vi chiamo parte.